fisica è importante per tutta una serie di motivi, ma assolutamente è importante capire il contesto. Chiaramente se siamo in ambito di sanità pubblica, per esempio il contesto non è tanto, siamo interessati alla misurazione sull'individuo, ma siamo interessati alla misurazione su aggregati, e dunque questo è un aspetto importante da considerare. E poi l'altra cosa importante da considerare è che basiamo su degli indicatori, dunque ci sono misure che non sono le misure perfette, ma che vogliono approssimare la realtà. Però è importante che questi indicatori abbiano delle caratteristiche di validità, di affidabilità, ma soprattutto di sensibilità, che significa la capacità di cogliere piccoli cambiamenti che per noi però sono importanti. Dunque è questo importante, è un sistema di misurazione che colga nel tempo l'andamento delle situazioni, in questo caso dell'attività fisica. Dunque per noi non è tanto importante sapere la prevalenza precisa di un livello, comunque avere la misura precisa di un livello, perché 20% o 21% a noi non fa la differenza, mentre fa una grossa differenza sapere se i sedentari, ad esempio, sono in crescita o in calo nella nostra popolazione, in alcune fasce di popolazione. Per questo è importante anche avere un'idea dell'affidabilità dei nostri strumenti. Ecco qui il momento di integrazione fra attività fisica riferita e attività fisica invece direttamente misurata. L'attività fisica direttamente misurata ci serve quando abbiamo bisogno di lavorare sui singoli individui, ma ci serve anche per darci informazioni sulla validità delle nostre misure. Dunque, se quel 20%, tanto per tenere l'esempio di prima, è una sovrastima o una sottostima, così abbiamo anche un'idea più precisa di che cosa stiamo misurando.